Gossip News, mi manchi il dolore di Alba Parietti, Andrea De Logu sbotta contro. Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet. Gossip News. Questa volta vi parliamo di Andrea De Logu, che non ci sta e risponde per le rime ad un utente, mentre Alba Parietti ricorda con dolore e grande affetto l'amico Ezio Bosso. Buone notizie per tutti i fan di Il Paradiso delle Signore, sta per iniziare la nuova stagione. La notizia migliore della giornata però arriva dall'ospedale San Raffaele e riguarda Alex Zanardi. Andrea De Logu, è un periodo d'oro per la conduttrice, speaker e autrice, nonché moglie di Francesco Montanari. La De Logu collezione ha un successo dopo l'altro, e conferma il suo talento alla conduzione della Vita in diretta, estate, insieme a Marcello Masi. Stavolta, però, Andrea non ci sta e sbotta ad un utente sul suo profilo Instagram, studia molto meglio, esordisce l'utente con un commento, visto il tuo programma flop, con il tuo collega incompetente, siete inguardabili, come le tue mise impossibili, datti una svegliata, sei giovane, ancora puoi farcela, la risposta arriva puntale ed ironica, riscuotendo l'approvazione di moltissimi fan, ma veramente gli ascolti sono tipo WoW. Cioè, mi spiego meglio, il programma è seguitissimo, ma per merito del programma in sé è? Ecco, forse prima di sbroccare a caso una controllatina ai dati, ma lo dico per lei, giusto per non far figure barbine, Alba Parietti, la scomparsa di Ezio Bosso è una ferita ancora aperta, per alcuni lo è un po' di più, e tra gli intimi del musicista c'era anche lei, Alba Parietti, sua cara amica oggi addolorata per la perdita, con un post su Instagram ed una foto che li ritrae insieme. Alba ha ricordato Bosso, quando mi fanno i complimenti mi imbarazzo, arrossisco anche in silenzio. Alba mia, lo so che magari sembra assurdo, ma è così, ciò che faccio è solo impegno e per me è il minimo che si possa fare e non basta mai, forse è proprio ciò che mi fa ancora andare un po' in fondo e non basta davvero per me, vorrei fare di più, e anche quando li fanno alla musica che scrivo, perché davvero non dipende da me, io solo mi applico, ma mi fa felice, sognare, immaginare o anche solo un po' di bene a qualcuno, qualcosa in cui ho messo le mani, buonanotte Alba. Buonanotte Ezio, adorato e indimenticabile amico mio, 3 mesi senza di te, manchi. Alex Zanardi, finalmente una buona notizia direttamente dall'ospedale San Raffaele, dove il pilota è ricoverato dal 24 luglio. Alex lotta davvero campione per la sua vita, e a quanto pare le sue condizioni starebbero migliorando. Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi, confermano i medici. Il tifo si stringe attorno al pilota, tutta l'Italia è con lui, Il Paradiso delle Signore, rullo di tamburi per tutti i fan della fiction di Rai 1, attualmente in onda con le repliche della terza stagione, Il Paradiso è stato sospeso come molti altri progetti a causa dell'emergenza sanitaria. Ma la macchina si è rimessa in moto per girare il finale della quarta stagione, dunque, c'è una data, è previsto che le repliche finiscano il 4 settembre e che la nuova attesa stagione vada in onda da lunedì 7 settembre. Da dove si riparte? Ovviamente dal matrimonio tra Riccardo e Ludovica. Con un primo colpo di scena.